Ministro Gualtieri, date con questi 55 miliardi troppo e a tutti, non avete una visione complessiva, dovevate fare riforme di sistema, tra un po' vi chiederanno qualche miracolo credo. Mi dica, uno, qual è la cosa più importante che avete varato con questo decreto, qual è la misura secondo lei che rilancerà di più l'Italia? Due, qual è stato il problema più grande, visto che abbiamo assistito a continui ritardi? Ma io non penso che diamo troppo a tutti. Noi sosteniamo un paese che è fortemente in difficoltà perché è di fronte a una crisi senza precedenti e lo facciamo però con l'occhio attento a tutti coloro che sono in difficoltà, cercando di non dimenticare nessuno, ma al tempo stesso guardando al futuro. Mi piace che in questo provvedimento ci sia un sostegno al reddito a tutti coloro i quali non hanno un reddito per colpa del coronavirus, che è una cosa molto giusta, e al tempo stesso ci sia il più grande finanziamento della storia all'università e alla ricerca per rafforzare un pezzo fondamentale del nostro domani, oltre che del nostro presente. Poi, mi dica qual è stata la cosa più difficile, Ministro, perché siete in continuo ritardo. Ma guardi, in realtà, come è noto, ci sono stati due elementi che ci hanno fatto attendere. Uno è che uno del cuore del provvedimento è il sostegno alle imprese, che non solo con i finanziamenti a fondo perduto, alle imprese più piccole, entro i limiti consentiti dalle regole europee, ma anche con un intervento inedito e molto molto significativo per favorire e per sostenere tutto il sistema delle imprese. E questo intervento è regolato da una nuova, si chiama Temporary Framework, una nuova comunicazione della Commissione europea che ha definito i contorni di quello che si può fare e che prima non si poteva fare. Questa cosa è arrivata pochi giorni fa e noi non potevamo fare provvedimento sulle imprese che non fosse allineato con le nuove regole. Siamo i primi che ci cimentiamo con questo aspetto, siamo i primi e naturalmente abbiamo dovuto attendere che le nuove regole fossero arrivate. Poi, come è noto, c'è stata una discussione anche su un altro aspetto che riguardava le regolarizzazioni, e quindi questi sono i due. La regolarizzazione degli immigrati, sì, che sembrava che ci fosse un problema grossissimo. Ma vi faccio dire cosa facciamo sulle imprese, perché noi, oltre a dare, io poi oggi ho fatto un test, sono andato nel bar di fronte al MEF e ho verificato che la persona che gestisce questo bar avrebbe avuto 7.000 euro grazie alla somma di questi vari interventi, gli affitti, le bollette, il ristoro diretto. E questo non mi sembra un troppo generoso contributo a pioggia, ma mi sembra un doveroso sostegno a quella parte più fragile della nostra economia, le piccole imprese che però devono essere sostenute. Sì, ma al tempo ministro, stesso noi interveniamo anche sul aspetto strutturale. Mi scusi, anche il suo barista le offrirà il caffè quando gli arriveranno quando i soldi? I soldi non arrivano. Beh, cosa... i 600 euro li ha presi. L'IRAP, come ricordava Travaglio, almeno lì non possiamo sbagliare sui tempi perché noi gliela facciamo pagare e quindi saremo rapidi, tempestivi. I prossimi 600 euro saranno ridati alle stesse persone che li hanno avuti in automatico, senza dover fare richiesta. Quindi questa procedura è la prima volta, perché era molto complessa, poi non crediate che negli altri paesi non ha avuto gli stessi problemi, ha richiesto un paio di settimane, questa volta sarà immediata. Il ristoro diretto a fondo perduto alle imprese avverrà nel mese di giugno, in parallelo col mancato pagamento dell'IRAP, ed è una misura molto significativa. Il credito d'imposta, gli affitti e le bollette sono conti fiscali anch'essi, quindi saranno abbastanza automatici. Quindi, insomma, naturalmente adesso saremo al lavoro perché questo, soprattutto questa, l'Agenzia delle Entrate sia in grado di erogare. È bello che per una volta l'Agenzia delle Entrate sarà l'Agenzia delle Uscite, perché darà delle risorse alle imprese, lo farà a giugno e sarà un componente molto importante. Ma poi parlavo di questo incentivo al sostegno alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, che contribuisce con risorse pubbliche sia ad assorbire parte delle perdite che il sistema delle imprese avrà per questo e sta avendo, quindi sosteniamo una parte delle perdite del sistema delle imprese per tenerle in piedi, sia però a fronte uno dei nodi storici, strutturali del nostro sistema produttivo, che è la sua scarsa capitalizzazione attraverso incentivi fiscali e sostegno diretto che puntano anche non solo a guardano anche al futuro, ecco, per riprendere le cose che diceva Giannini.